Amici di Auto Digest, vi presentiamo un long test sulla Volvo XC90. Un SUV premium di grandi dimensioni che fa concorrenza alla Range Rover e all'Audi Q7, oltre che la BMW X5 ovviamente. Un'auto che trova, come tutti i SUV di grandi dimensioni, la propria esaltazione in autostrada e sulle strade ampie, dove si viaggia in premium class, con un livello di sicurezza ovviamente proverbiale per la Volvo, a tutti i sistemi di assistenza alla guida. E quando si viaggia di notte questa sicurezza è molto importante, perché la vettura, come sapete, tiene la carreggiata e tiene anche la distanza di sicurezza dalle vetture che precedono e frena anche automaticamente in caso di necessità. Quando il terreno si fa difficile, pioggia o neve, poi questo assume ancora maggiore importanza. Soprattutto anche su strada normale, dove la potenza del motore 225 cavalli assicura anche sorpassi veloci, mentre per quanto riguarda la tenuta di strada è davvero buona, però bisogna tener conto anche di una vettura che ha una massa di circa 2500 kg, quindi in curva bisogna tenerne conto. Mentre invece in città dimensioni e peso non si sentono affatto. Il cambio automatico di concezione moderna è meraviglioso, lo sterzo leggerissimo, si appesantisce ovviamente quando si guida sportiva e si setta e sport la vettura, e quindi anche in città è maneggevolissima. E anche nelle curve su strada normale, in funzione sport, assume una certa grinta. Ma andiamo a vedere un resort magnifico dove ci siamo fermati per godere anche di una spa di oltre 1000 metri quadri e di un'atmosfera davvero speciale in Puglia, con una chiesa sconsacrata dove si banchetta meravigliosamente e dove poi intorno si può fare del fuoristrada. Abbiamo settato in off-road, la vettura si alza di qualche centimetro e permette di affrontare dei terreni che non ci aspetteremmo da un SUV di lusso. Veramente la Range Rover ha trovato la sua vera rivale, perché abbiamo trovato anche del terreno abbastanza infangato dove il sistema di trazione ha garantito una mobilità eccellente, davvero eccellente. Si guida come se nulla fosse, superando dossi, ostacoli e terreno viscido in maniera assolutamente naturale. Veramente questo ci ha sorpresi, e soprattutto ci ha sorpresi anche il comfort, perché anche quando si trovano buche, sassi, terreni veramente difficili, chi sta a bordo non ne risente più di tanto. E qui si vede anche una reazione sullo sterzo che fa vedere che ostacolo abbiamo trovato, che buca abbiamo trovato, ma veramente a livello di schiena non si sente niente. Teniamo conto che i sedili hanno anche una funzione massaggio meravigliosa. Ed eccoci ad affrontare terreni innevati. Abbiamo avuto la fortuna, visto che al nord non nevicava, nel periodo in cui siamo stati verso il sud abbiamo trovato un paesaggio per cui sembrava di essere sulle Alpi del Nord, e abbiamo potuto provare la vettura anche sulla neve. Anche qui ci ha stupiti il livello di sicurezza e soprattutto la trazione, anche nei percorsi dove il terreno era viscido e gelato. Veramente non ci siamo accorti di nulla. In funzione adeguata alla neve abbiamo settato la vettura in modo adeguato. Veramente, guardate, si viaggiava, avremmo potuto viaggiare anche molto più veloci, si viaggiava in assoluta sicurezza. E anche la frenata che abbiamo testato in un piazzale è veramente notevole. Avevamo sì pneumatici invernali, ma non tutte le vetture con questo peso e con queste dimensioni si comportano così bene. Ma adesso lasciamo un po' la neve, andiamo a vedere da vicino questa versione, che abbiamo provato la versione Inscription, cioè il top di gamma, con interni pelle pregiata, finiture in legno svedese che danno anche una certa sobrietà, e un sistema multimediale che conosciamo con tantissime funzioni. Ecco, questo la Volvo dà tanta sicurezza, ma in effetti non siamo d'accordo su questi sistemi, sulle vetture che fanno distogliere un po' lo sguardo dalla strada. È una 7 posti, e quelli di dietro sono veramente comodi e anche di buona accessibilità. Il bagagliaio enorme, non c'è che dire. E tornando alle dimensioni, il sistema
di visione a 360 gradi permette di andare anche negli spazi più angusti e manovrare senza alcun pensiero. Insomma, una vettura fantastica. Costa tanto, circa 95.000 euro, ma li vale tutti.